Brown presenta The Dark Side. Eccoci qui, parte un'ennesima puntatona di The Dark Side, questo viaggione che ci spariamo ogni mercoledì notte a luna. Saluto tutti quelli che stanno ascoltando la diretta e anche coloro che poi la riascolteranno il giovedì sul nostro canale YouTube della storia della dance e anche sul podcast di One Dance, www.onedance.fm. Nei programmi trovate The Dark Side, lì potete non solo risentire ma anche scaricarvi tutte le puntate. Il primo di oggi dal 1995, Body Lotion, Always Hardcore. The Dark Side. Subito a cannone con un super disco dei Body Lotion 25 anni fa, si chiama Always Hardcore, primo disco di The Dark Side, siete con Dino Brown. Vi devo dire una cosa che è molto bella, perché in realtà la linea melodica di Body Lotion arriva da un disco rock dei Pearl Jam, si chiama Alive, senti un po' qui. Oh,
arrivava da qui Always Hardcore, la melodia era di un disco dei Pearl Jam, come ci ha detto, che si chiama Alive. Non so se vi ricordate, ma anche Scooter ne fece una sua personale versione. Ce la spariamo dritta nelle orecchie. Cover degli Scooter di Always Hardcore, che tra l'altro contiene anche un campionamento di cappella Move On Baby, classico dell'Eurodance del 1994. A proposito degli Scooter, sono tornati da pochissimo con un disco che ha un nome straordinario, si chiama Fuck 2020, ufficialmente mandano a fanculo questo 2020 nefasto e terribile. Sentite qui che roba, occhio, deboli di cassa, perché qui facciamo davvero saltare tutto. The Dark Side.
First we save the rain, then we save the world. We got the power. A nightmare came true. The worst year ever. Like everyone's insane. Insane in the membrane. We're in until we can't no more. No obstacle can hold us back, you know we're unstoppable. It's not impossible. We strive for more. Keep running cause we know we're unstoppable. We're in until we can't no more. No obstacle. L'ultimo singolo degli Scooter si chiama Fuck 2020, andrebbe suonato a mezzanotte di questo capodanno in tutti gli appartamenti del mondo, questo super disco. Tra l'altro grandi Scooter che davvero ancora menano come fabbri. E adesso Sons of Ilsa si ritorna indietro, esattamente al 95, I'm a Raver Baby. The Dark Side. I'm a raver, baby, so why don't you kill me? Whoa. I'm a raver, baby, so why don't you kill me? Whoa. I'm a raver, baby, so why don't you kill me? Yeah, I'm a raver, baby, so why don't you kill me? I'm a raver, baby, so why don't you kill me? Yeah, I'm a raver, baby, so why don't you kill me? I'm a raver, baby. Don't you kill me? Yeah.
I'm a raver, baby. I'm a raver, baby. So why don't you kill me? Si chiama Pussinger Nacht, questo super disco di Sons of Vilsa, meglio conosciuto come I'm a Raver Baby, che tra l'altro riprende la melodia di un disco di Beck del 1993, si chiama Loser. Arrivava da qui la melodia di Sons of Vilsa, I'm a Raver Baby, il disco, come già detto poc'anzi, era quello di Beck, Loser, dal 1993. Non è la prima volta che dischi pop o, tra virgolette, leggeri vengano ripresi in chiave hardcore. Lo aveva già fatto Paul Elstak con la sua Love You More. The Dark Side. Buone sala Happy Hardcore dal 1995, il disco di Paul Elstak si chiama Love You More. Non so se vi ricordate, ma poc'anzi stavamo parlando di quei dischi pop che poi sono stati ripresi in seguito in chiave hardcore o Happy Hardcore, come in questo caso. Abbiamo parlato di Beck, Loser, che ha dato ispirazione a Sons of Vilsa, in questo caso l'originale del 1991 dei Sunscreen si chiama in egual maniera Love You More. Let the sky fall down.
questo era l'originale che arrivava proprio dal 1991. Anche un altro caso c'è sempre presente nella Happy Hardcore, è quello di Marusha, che nel 1994 riprese Over the Rainbow, il disco di Judy Garland del 1939. Ve ne faccio giusto sentire un pezzettino, questo qui. Perdonate la qualità, ma ovviamente stiamo parlando di un disco del 1939, Judy Garland, che poi divenne Somewhere Over the Rainbow nel 1994, firmato da Marusha. The Dark Side. Radio One Dance. Thank you.
il discone di Anthony Bartuccetti, meglio conosciuto come Rex Anthony, Polaris Dream. Io ho avuto addirittura l'onore e il piacere di intervistare Rex Anthony. Ne abbiamo parlato proprio della sua Polaris Dream, che arrivò nella top 20 della classifica italiana del 1996. Vi lascio uno spezzone, o meglio vi faccio sentire uno spezzone proprio di quell'intervento lì. Polaris Dream è il brano che ti dà più soddisfazione di tutti nei live? Beh, una caratteristica importante dei miei live è che nel 90% dei casi il mio live, dopo una serie di introduzioni, di unplugged, tutto, quando parte veramente per far scaldare il pubblico in pista, il primo brano da tantissimi anni è Polaris Dream, perché comunque è quello che spacca tutto, capito? Quindi, giusto per far capire un attimo qual è l'antipasto della serata, Polaris Dream è il primo brano e poi si continua per un'ora di pazzia, insomma. Ecco, di solito a chiudere abbiamo Captured in Matrix, richiesto come bis da pubblico. The Dark Side. Critical Distance si chiama Universe Key. Adesso rallentiamo con i giri, ma non con la cassa. Sinus 1996, arriva Blob. The Dark Side.
mamma mia, quante casse che ho sfondato con Blob. Dal 1996, come ci ha detto poc'anzi, Sinus, Fabrizio Pasquali, questo DJ di Stresa che ha ottenuto un grande successo con questo pezzo che era contenuto anche in Progressiva 3, la compilation della quale abbiamo parlato in un sacco di puntate qui in The Dark Side. Compilation dove tra l'altro c'erano altri due pezzi che volevo ricondividere con voi. Il primo arrivava da una colonna sonora di The Sheltering Sky. Non so se vi ricordate, ma negli anni 90 si usava in modo particolare nella progressive remixare le colonne sonore. Uno dei primi fu DJ Dado con la sua X-Files. The Sheltering Sky era firmata Tuareg. Arrivava proprio dalla colonna sonora di un film famosissimo, The Sheltering Sky, la versione di Tuareg della compilation Progressiva 3. C'era anche un altro disco in italiano che sicuramente in tanti si ricorderanno, Progetto Z con Sogno Ipnotico. The Dark Side. È un grande sogno ipnotico, è solo fantasia, è un sound misterioso, è pura melodia.
e il muoversi nell'aria, l'atmosfera che si crea. Ascolta la progressive, è da lì che viene l'idea. È sognando che si crea musicalmente. La voce che non c'è fa divertir la gente. Spengi la tua anima e preparati a volare. Una voce nella notte, voglio sentirvi urlare! È un grande sogno ipnotico, è solo fantasia, è un sound misterioso, è pura melodia, è il muoversi nell'aria, l'atmosfera che si crea. Ascolta la progressive, è da lì che viene l'idea, è sognando che si crea musicalmente, la voce che non c'è fa divertir la gente. Spengi la tua anima e preparati a volare, una voce nella notte, voglio sentirvi urlare! È da lì che viene l'idea, è sognando che si crea musicalmente, la voce che non c'è fa divertir la gente, spengi la tua anima e preparati a volare, una voce nella notte, voglio sentirvi urlare! Il sogno ipnotico dei Progetto Z, anche questo disco contenuto nella compilation Progressiva 3. Dovremmo aprire una piccola parentesi per quanto riguarda i dischi in italiano che poi hanno avuto successo, in modo particolare quelli progressive. Ce n'era un altro che mi piaceva un sacco, di DJ Frederick, si chiamava La Follia. È la follia. È la follia. E questa è la follia. E questa è la follia. È la follia. Questa è la follia. E questa è la follia. Ti pervade e ti fa sua, e questa è la follia che in progressione musicale ti porta via, che questa è la follia che non scende ma risale, e tre in sintonia, che questa è la follia, è la follia, e questa è la follia. We'll be right back.
follia che lentamente ti pervade e ti fa sua. E questa è la follia che in progressione musicale ti porta via. Che questa è la follia che non scende ma risale. Entra in sintonia. Che questa è la follia. Questa è la follia. Questa è la follia. Che ci piace, DJ Frederick con La Follia. Abbiamo aperto una piccola parentesi sui dischi progressive in italiano. C'era anche The Rammer direttamente da Savona con Folletti. Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Boh. Ho visto un'ombra laggiù nell'angolo. Fanno passi piccolini con gli occhietti un po' assassini. Ora li vedo, mi stanno guardando, eppure a me sembrano omini sospetti. Li ho visti a denti stretti. Aveva preso spunto dai Folletti del Duplé. Questo è The Rubber. E chiudiamo la puntata di The Dark Side con un disco sempre parlato in italiano. Onda del futuro, Terra. The Dark Side. Terra.
Primissimi dischi in italiano, Onda del Futuro con Terra, tra l'altro 1993, direi che le previsioni del disco sono state quasi tutte azzeccate, purtroppo. Signore e signori, si chiude così l'ultima puntata dell'anno di The Dark Side. Noi torniamo la seconda settimana di gennaio, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato in diretta, grazie a chi ci ha riascoltato su YouTube e sul podcast di One Dance. Da Dino Brown un saluto a tutti, ciao!